Ciao a tutte, ciao a tutti, benvenute e benvenuti in un nuovo video sproloquio a Pandora. Quanto vi spiacciono questi video, io non lo so, e mi fa un sacco piacere registrarli per voi. Allora, mi chiedete sempre di farvi aggiornamenti sulla mia collezione di Pandora e io lo faccio volentieri, anche se non ho grosse novità perché non ho comprato più nulla con i saldi. Perché piuttosto che prendere cose che piaciucchiano ni e tenerle lì, ho deciso che fa anche rima, che mi piaciucchiano ni da tenere lì, vabbè. Comunque ho deciso di prendere due pezzi, e che pezzi ragazzi, non vedo l'ora che mi arrivino per farveli vedere, per il mio bracciale a tema Alice nel Paese delle Meraviglie, che appunto per colpa di Wish con il suo video ho deciso di continuare. Allora, non c'entra niente quello che ho preso con Home Beats, perché quelli che volevo, le etichette Eat Me Drink Me, sono andate fuori produzione, cioè no, fuori produzione, sono esaurite. Magari le prendo più avanti. Sono sempre due pezzi Pandora e non vedo l'ora mi arrivino, perché sono dal Disney Park, quindi mi sono rivolta a una ragazza da cui ho già comprato nei gruppi e praticamente lei ha una personal shopper che va appunto al Disney Park di Parigi, o comunque ha la possibilità di andarci, da quello che ho capito, e quindi sì, mi arriveranno due pezzi che mi sono autoregalata insieme alla Switch per il mio compleanno e che finiranno in questo bracciale. Vedo l'ora mi arrivino, perché veramente ci tengo un sacco a continuare questo progetto che mi piace tantissimo. Sono allora due pezzi non pendenti, quindi poi vediamo un attimo come sistemare, però una sezione praticamente è già terminata. Tra l'altro questo è il bracciale, quello un po' più smollato e un po' più largo, per cui stavo valutando di spostare tutti i charm in quest'altro bracciale, che invece è più contenuto e della misura giusta. Il problema è che qui ci ho messo tutti i pezzi che comporranno il mio bracciale di Halloween. Sono troppo felice di aver fatto questa divisione. Sono alla ricerca di murrine nere, quindi se ne trovate fatemelo sapere. Voglio anche prendere l'altro fantasmino da mettere appunto speculare a questo qua. Non vedo l'ora di continuare anche lui, mi piace tantissimo. Qui ci starebbe un sacco bene anche il pendente clip cuore onice, se non sbaglio, però costa tantissimo ed è parecchio raro. Comunque ho deciso di prendere le cose con calma, non per forza farle tutte subito, ma andando piano piano e con calma si riesce meglio, e soprattutto non si acquistano pezzi che poi restano lì e non si sa mai dove mettere. Quindi questa è una grande cosa secondo me, perché io qua ho un sacco di pezzi, mamma mia, sono piena di pezzi che non so dove mettere, cioè veramente, e avrei risparmiato dei gran soldoni se non avessi preso questi charm che non so dove piazzare, anche se comunque mi piacciono tutti, tutti tantissimo, però ecco, tenerli lì fermi non mi piace molto. Quindi ecco, devo un attimo valutare cosa fare o cosa non fare. Comunque sono troppo felice di questo bracciale, mi piace tantissimo. Sono davvero indecisa se spostare qui anche la tazzina, la teiera e l'altra fetta di torta, giusto per fare un po' più numero. Sono un po' indecisa perché sinceramente ormai sono in fissa che mi devono rimanere in quell'altro bracciale quei pezzi. Quindi ecco, oggi lo sproloquio è dedicato molto a questo, perché non so se spostare questi pezzi qui. Voi mi avete suggerito di sì, però non lo so, io li vedo meglio in questo bracciale, non ci posso fare nulla, non mi va di spostare la teiera, la tazzina, anche se appunto la tazzina c'entra un sacco col non compleanno eccetera, la tazzina da tè col cappellaio eccetera eccetera, non mi va veramente di spostarle qua, quindi penso che lascerò perdere e eventualmente aggiungerò i nuovi pezzi che ho preso e avrò finito una sezione. Non vi dico quali sono, poi comunque ve li faccio vedere non appena mi arrivano. Non vedo l'ora, sono super emozionata, sarà bellissimo questo bracciale. Volevo prendere anche, ho visto nei saldi il charmino con scritto Happy Birthday, anche se sappiamo tutti che Alice è famosa per il non compleanno, non per il compleanno, però dà comunque quell'atmosfera di festa un po'... insomma, inerente al compleanno, che secondo me sul bracciale di Alice ci starebbe benissimo. Mi chiedo perché non mi sono decisa prima a fare questi due bracciali, che sono comunque due temi per me molto importanti, e alla fine ho deciso di evitare con il Trollbits perché dovrei partire da zero, mentre con Pandora ho già questo start, chiamiamolo così,
Quindi con questi charmini che sono perfetti per Halloween, non vedo l'ora di iniziare ad utilizzare questo bracciale che è qualcosa di stupendo. Io in estate non li uso praticamente mai i bracciali, solo ed esclusivamente quando esco. Quindi iniziare ad utilizzare questi poi durante le feste, questo qui di Halloween sarà stupendo, e quello di Natale appunto per Natale non vedo l'ora. Comunque, come vedete, io faccio sempre pensieri disconnessi, ma va bene così. Allora, quindi questo è il progetto per il bracciale di Alice, che arriveranno, ve lo dico già, due nuovi pezzi che vi farò vedere in maniera molto ravvicinata e dettagliata, perché sarà appunto il compleanno, il regalo di compleanno che mi sono fatta io per questo bracciale che voglio continuare assolutamente. Sicuramente prenderò qualcosa anche di Home Beads, però ho visto che ci vuole un po' di più, nel senso che non sono disponibili adesso, quindi devo un attimo tenere sotto controllo il sito. Per quanto riguarda il bracciale degli angeli, la situazione attuale è questa qui. È bellissimo anche lui, però mi sono un attimo fermata perché purtroppo non so come continuarlo, perché ho visto che in offerta nei saldi c'era l'angioletto pendente che vola, se non sbaglio, però non mi fa impazzire e quindi preferisco aspettare magari che ci sia proprio qualcosa a tema angelo che mi piace proprio tantissimo, e allora in quel caso ovviamente lo vado a prendere subito. Però al momento si presenta così. Mi chiedete spesso di parlare di questo bracciale, a me piace tantissimo come sta venendo fuori, è troppo carino. Il problema è che, come vi dicevo, non so come continuarlo, perché veramente non è molto semplice, non ci sono molti charm a tema angelo che mi piacciono. E come sapete ho anche il Trollbits che sto portando avanti a tema angelo, e mi devono arrivare due pezzi per questo. Sarà molto simile a questo, ma lo sapete, io sono fissata con gli angeli, quindi ci sta, e non vedo l'ora veramente di farveli vedere i due pezzi di Trollbits, perché li ho ordinati su Beats Fanatic, qualcosa del genere, dove ho acquistato anche l'Ilixiana, e mi devono arrivare, ci vuole una decina di giorni insomma, anche se prevedo che il primo mi dovrebbe arrivare forse in settimana, lunedì o martedì, perché sono passati già 12 giorni più o meno, quindi insomma il primo dovrebbe arrivarmi. Non vedo l'ora di farvi vedere perché ho preso un vetro, a me fa impazzire e quindi ho deciso di prendere quello a tutti i costi. Comunque vabbè, non è un video Trollbits questo. Mentre il bracciale Pandora, come vi dicevo, è ancora fermo perché non mi va di prendere pezzi per forza, quindi chissà, magari in futuro farà nuovi angioletti anche Pandora, non lo so, visto che ne ha tanti anche raspini, però boh, vorrei continuare più possibile con pezzi Pandora senza andare troppo fuori marca, perché poi se mi metto anche a guardare le altre marche è veramente la fine e non è il caso. Quindi questa è la situazione bracciale angeli. Poi invece questi sono i miei due bracciali più pieni e terminati, e quelli di cui vado più fiera anche, perché comunque sono stati terminati in poco tempo e sono stupendi, cioè diciamoci la verità, questi due bracciali sono qualcosa di stupendo, non vedo l'ora di poterli rimettere e che sia finito questo caldo che mi uccide dentro. Non riesco proprio a portare nulla quando è così caldo, quindi insomma sono anche un po' scocciata da questa cosa, però vabbè. Non vedo l'ora di finire anche appunto il bracciale di Alice, che al momento è il progetto su cui mi sono buttata a capofitto, perché mi è capitata questa occasione e non potevo farmela sfuggire, veramente. Non vedo l'ora, mi arrivino i pezzi, così poi vi faccio vedere. Tra l'altro io qui volevo mettere anche la targhetta dello stregatto, quella che ho, che purtroppo sembra essere finta, cioè fake. Solo che non so dove l'ho messa, mi sa che l'ho messa tra, diciamo, i fake, proprio fake, perché non la trovo più da nessuna parte in realtà, ma va bene così, non è che mi importa. Solo che volevo vedere un po' l'effetto che faceva, così da capire se prenderla originale oppure no. In realtà al momento volevo tenere proprio quella qui, giusto per dire, oh vabbè, eventualmente ce l'hai già, buon, perché ci ho speso dei soldi, anche se è un fake. Per quanto mi dispiaccia e mi girino le scatole, la tengo e buonanotte. Però non lo so, non so dove l'ho messa e non so se ci starebbe bene, perché ha, non so se avete presente, però è tipo questa, no? Ha la medaglietta tutta nera con lo stregatto al centro, quindi ecco, su questo sono un pochino incerta. Comunque vi faccio un attimo uno zoom,
E secondo me verrà bellissimo. Poi con i due pezzi che ho preso non potete capire cosa sarà questo bracciale. Non vedo l'ora mi arrivino e soprattutto non vedo l'ora di sistemarlo con voi. Adoro queste murrine che riprendono la torta, cioè è fantastico veramente. E quindi nulla, sono felicissima. Voglio assolutamente le targhette. Ho visto che le ha prese Wish e quindi le voglio prendere anche io. Così le metto in questo bracciale un po' speculari, quella con scritto Drink Me e Eat Me, solo che su Pianeta Beats sono già sparite. Bisogna sempre stare lì a controllare e ricontrollare, giustamente perché queste cose finiscono, volano. E ci tengo tantissimo ad averle quelle targhette perché rappresentano un sacco il tema Alice, no? Quando lei, io adoro Alice in Wonderland, non potete capire. Quindi quando lei beve la boccetta per rimpicciolirsi e ingrandirsi, e quando mangia appunto i funghetti e i dolcetti che le offre il bianconiglio a casa sua, quando lei rimane incastrata nella casa del bianconiglio e lui continua a chiamarla Marianna, mi fa troppo ridere, adoro un sacco. E poi vabbè, io adoro anche la storia proprio vera e propria di Alice, dei libri di Lewis Carroll. Da anni fa ho fatto un sacco di ricerche, insomma, adoro adesso qui, dovrei stare qui a parlarne tipo per un'eternità, quindi non è il caso. Però vi assicuro che c'è molto altro dietro la favola di Alice, quindi se siete interessati fate delle ricerche. E nulla, quindi questo è quanto, io sicuramente vi terrò aggiornati perché non vedo l'ora mi arrivino, però ve lo dico già, non vi aspettate il video questa settimana perché ci vorrà un po' prima che arrivino alla ragazza dalla Francia e poi dalla ragazza a me, quindi ci vorrà un pochino, però assolutamente vi farò il video perché questo progetto praticamente quando l'ho iniziato poi avevo rinunciato perché i pezzi costavano troppo, eccetera, però voi eravate tutte dispiaciute, mi dicevate no perché continua il tema Alice, è bellissimo, in effetti avete ragione, cavolo, voglio assolutamente portarlo avanti. Un altro pezzo che mi piace molto è il cappello del cappellaio che ho visto sempre da Wish. L'unico problema, come sempre del resto, sono le clip. Non so che clip mettere e devo metterle per forza perché già è super smollato in più, è una taglia in più, devo muovermi a trovare delle clip decenti. Magari do un'occhiata con i saldi se c'è qualcosa, boh, giusto per dire che ho delle clip anche per questo bracciale. E nulla, quindi questi sono i miei progetti Pandora al momento, quindi arriveranno cose per il bracciale appunto a tema Alice che a me fa super impazzire, mi piace tantissimo, non vedo l'ora di andarci avanti perché è stupendo. E nulla, io vi lascio il mio bollino, il bollino di Wish e i miei ultimi video usciti, vi mando un bacione come sempre, supportatemi con un bel like se il video vi è piaciuto. Così capisco che appunto vi è piaciuto e ve ne porto altri di sproloqui dove io parlo con la mia mente, ma in realtà parlo con chissà quante persone di cose no sense, però va bene così. Ogni tanto ci sta, è rilassante. Io spero che il video vi sia piaciuto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!